Vediamo di iniziare a comprendere meglio alcuni termini. Quali? Massa atomica, massa molecolare e moli. Se prendiamo un elemento chimico, possiamo tranquillamente leggere sulla tavola periodica la massa atomica. Supponiamo di prendere l'idrogeno, massa atomica 1, lo trovo scritto sulla tavola periodica. Prendiamo lo zolfo, massa atomica 32,06. Prendiamo l'ossigeno, massa atomica 16. Se devo trovare la massa molecolare di un acido, lo scriviamo qua, H2SO4, bene, per calcolare la massa molecolare io non devo far altro che moltiplicare la massa atomica per il numero di atomi presenti nella molecola. In questo caso lo moltiplico per 2, questo lo moltiplico per 1 e infine l'ossigeno lo moltiplico per 4. Risultato 2, 32,06 e 16 per 4, 64. 0,00. Se io adesso faccio la somma, ho mi calcolo esattamente la massa molecolare. Ricordo che questi invece rappresentano la massa atomica, che si può direttamente vedere sulla tavola periodica. 98,06 è la massa molecolare dell'acido solforico. Facciamo ora riferimento a un importante fattore, quello che viene definito massa molare e viene indicato con la lettera M. La massa molare, misurata in grammi su mole, mi dice che una mole di idrogeno ha un peso di un grammo. Una mole di zolfo pesa 32,06 grammi. Una mole di ossigeno pesa 16 grammi. Una mole di acido solforico pesa 98,06 grammi. Risulta facile adesso calcolarsi il numero di moli conoscendo la massa
dell'elemento e la massa molare. La formula ci dice che il numero di moli, n, è uguale alla massa dell'elemento misurata in grammi sulla massa molare misurata in grammi su mole. Se devo calcolarmi la massa di un elemento conoscendo le moli, utilizzo la massa molare in grammi su moli e la moltiplico per il numero di moli. È praticamente la formula inversa. È interessante sapere che in una mole di sostanza sono presenti 6,02 per 10 alla 23 particelle, e cioè atomi o molecole. Questo ci permetterà di calcolare in ogni momento la quantità di particelle, atomi o molecole, presenti in una determinata sostanza.